Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi dovete assolutamente perdonarmi, ma io non so perché ultimamente tutti i giorni in cui entro in un negozio trovo 60 miliardi di cose da comprare. Ho fatto un video la settimana scorsa, barra 2 settimane fa, a seconda di quando, non mi ricordo quando avevo filmato, di fatto che ho acquistato un paio di cosine, giusto due o tre cose. Mamma mia, veramente, raga, dovete fermarmi perché è una cosa allucinante. Adesso mi sono promessa, parola di lupetto, di non comprare più altre cose per almeno un paio di settimane, perché veramente sto andando in bancarotta. Allora, vediamo se riesco ad andare in un ordine più o meno, più o meno. Allora, primo prodotto, ho un paio di cose di trucco. Ovviamente a me ultimamente trucco non me ne frega assolutamente niente. Non so perché, ho proprio ultimamente sono talmente fissata con cura del viso, cura del corpo, cura dei capelli, che veramente il trucco, sarà che poi anche le mascherine ormai non mi trucco più, metto il mascara e ciao. Quindi non sto neanche più comprando trucchi, anzi la maggior parte dei miei trucchi dell'anno scorso ho dovuto buttarli via perché tutti quelli del viso erano scaduti e scaduti perché appunto non li ho più utilizzati. Quindi gli ultimi prodotti di trucco che ho preso sono tutti quanti super low cost. Allora, primo prodotto è questo blush della Wet n Wild, si chiama Mellow Wine. È quello che indosso oggi, però l'ho messo un paio d'ore fa, quindi ovviamente si è un po' sfumato. Ma mi sta piacendo veramente tanto. E oltretutto questi della Wet n Wild costeranno tipo 3 euro, una cosa del genere. È super pigmentato, ha veramente una buona pigmentazione. Ed è un misto tra il malva e un bel rosato. Non è corallo, pesca, niente di che. È un po' più autunnale, un po' più sì, autunno-inverno. Però per me è un po' più naturale perché mi dà quell'effetto come se veramente mi fosse arrossata. Quindi non è tipo quell'effetto arancione che è impossibile che abbiate le guance di quel colore lì perché biologicamente è impossibile. Questo invece è super naturale perché dà proprio quell'effetto come se appunto siete arrossate, siete arrossite oppure avete caldo, siete appena state al freddo, cose del genere. Quindi è super mega naturale. Poi ho preso questa cipria trasparente della Debbie, anche questa qui dovrebbe venire sui 4-5 euro. E questa qui, essendo che è appunto trasparente, mi va bene per tutto l'anno perché mi tiene comunque abbastanza opaca durante il giorno, ma non va a interferire col colore della BB cream, del correttore, quello che è. Altro prodotto da trucco, in teoria ultimo perché non l'avevo preso tanto, è volevo riprovare il Ciglia Sensazionali di Maybelline. Questa qui è la versione Full Fun Effect Very Black. Boh, non so appunto se ce ne siano altre, adesso non conosco bene questa linea, però questo qui è quello con lo scovolino fatto appunto apposta per incurvare bene le ciglia. Mi trovo abbastanza bene, ovviamente lo metto sempre insieme al Lash Paradise, infatti io di solito è raro che utilizzo un mascara soltanto, però dà un bel effetto, le fa belle nere e allungate. Passando a cura dei capelli, che ovviamente è quello dove ho pochi prodotti come al solito, ho trovato questi due prodotti della Green Pharmacy. Ultimamente mi sta piacendo tanto, ho provato un paio dei loro prodotti corpo, mi sono piaciuti. Shampoo e balsamo adesso ne ho comprati altri due nuovi, quindi per ora non li compro, però nel caso sembra che abbiano anche buoni ingredienti. Questi due sono due oli per capelli. Il primo è olio di Arctium L, non so cosa sia, con olio di argan, quindi comunque non è olio di argan puro, però ha come secondo ingrediente l'olio di argan e quindi appunto da fare come impacco pre-shampoo, oppure io lo uso anche semplicemente come uso l'olio di argan, quindi mi faccio la maschera la sera prima oppure un paio d'ore prima di lavarli in modo tale che penetri bene. Questo si può mettere anche nel cuoio capelluto comunque. Quest'altro invece è un po' più particolare perché ha sempre l'olio di Arctium L, però questo qui ha il peperoncino rosso ed è fatto apposta per stimolare la crescita dei capelli. Quindi questo va applicato soprattutto appunto sul cuoio capelluto e non tanto sulla lunghezza. Una o due volte alla settimana, però siccome potete applicarlo ogni volta che dovete fare lo shampoo, magari se avete tempo lo mettete un'oretta prima, fate un bel massaggio al cuoio capelluto e dovrebbe stimolare la crescita. Questo non l'ho comprato per me perché, come vi avevo fatto vedere nell'ultimo video, avevo già preso quello di Veleda, scusate i peli del cane come al solito, quello della Veleda al rosmarino, quindi per stimolare la crescita. L'ho comprato per una mia amica, che so che anche lei vuole farsi crescere un po' i capelli più velocemente, quindi nel caso, quando lei mi saprà dire qualcosa, vi farò sapere se è valido. Però questo qui ha veramente tre ingredienti dentro e sembra veramente valido come prodotto a base appunto oleosa. Dopo per i capelli ho preso questo maschera colorante color rame per il semplice fatto che da quando ho fatto le stiratura mi si erano schiarite tanto le punte e però i miei capelli naturalmente sarebbero quasi non rossicci, però con tante sfumature rame e rosso. E quindi per le lunghezze l'altro giorno mi sono messa un velo di questo, adesso non so se si vede un po' di rossiccio,
però appunto non l'ho tenuto tanto perché avevo paura proprio poi di diventare arancione, non mi pareva il caso, però appunto l'ho messo un po' sulle lunghezze. Adesso proverò ogni tanto a utilizzarlo giusto per dare un po' di ravvivare un po' il colore dei miei capelli naturali senza andare con tinte, che per il momento voglio evitare, per andare a evitare appunto di rovinarli troppo. Sempre per capelli ho preso questo olio per la crescita dei capelli, ovviamente io ne ho 60 in contemporanea. Questo qui l'ho comprato su Amazon ed è un misto di olio di ricino, olio di cocco, olio di argan e olio di moringa, e in più ha estratto di rosmarino e eucalipto, quindi dovrebbe essere perfetto per appunto far crescere i capelli più velocemente. È da mettere appunto nel cuoio capelluto e da fare un massaggio. Adesso aspetterò un po' ad usarlo perché ovviamente ho una lozione, quella di rosmarino che dicevo prima, però mi sembra molto carino, mi pare che costasse sui 15 euro su Amazon e appunto anche ottimi ingredienti perché è solo a base di questi oli qui, quindi non ha altre schifezze dentro. Proveremo prossimamente. Poi sempre per capelli ho preso questo prodotto della Nivea. In realtà non ho mai provato le linee Nivea per capelli, però appunto volevo provarlo. È una protezione per il calore per farvi i capelli lisci. Fino a 220 gradi di protezione, l'ho utilizzato 3 giorni fa che mi sono fatti i capelli lisci e li ha resi lisci morbidi, molto simili a Gisù, che come sapete ve ne avevo già parlato nello scorso video dei prodotti finiti, mezz'ora a parlare di sutrapeo, di protezione al calore, quindi andatevi a vedere l'altro video se volete saperne un po' di più. E mi avevate consigliati un paio sotto il commento, però il giorno stesso, il giorno dopo appunto ero in giro per Tigotà eccetera, l'ho visto, costava tipo 2 o 3 euro, quindi ho detto vabbè proviamolo, mal che vada non farà niente, e invece mi sono trovata bene. Adesso ovviamente non sono perfetti perché sono passati un paio di giorni, ci ho dormito sopra e tutto, però mi sembrano comunque belli lisci, piatti tra virgolette, quindi non gonfi assolutamente, quindi sembra carino insomma. Per questo non ho presente gli ingredienti, non ho neanche intenzione di guardarli, però lasciamo perdere. Sempre sullo stesso stile ho preso di Matrix, sempre questo qui appunto su Amazon, lo trovate o per caso nei negozi di parrucchieri, perché è un prodotto se non sbaglio semi-professionale, e questo qua è il Miracle Creator e dovrebbe essere un trattamento multiuso a 20 benefici dicono loro. Allora dovrebbe essere, aspetta che adesso devo tradurre, allora dovrebbe essere sia un leave-in, quindi un balsamo senza risciacquo, dovrebbe aiutare con la luminosità, chiudere le cuticole, aiutare ad evitare che si spacchino i capelli quando li si spazzolano, idratarli. Anche questo qui dovrebbe aiutare con la protezione del calore, però visto che non c'è scritto a quanti gradi io non mi fido. L'ho utilizzato qualche volta prima di asciugarle col phon, quindi col phon io non lo metto al massimo, quindi mi basta quel poco che protegga dal calore medio del phon. Dovrebbe aiutare a rimediare un po' ai danni del calore eccetera, togliere l'effetto crespo, insomma un sacco di benefici dovrebbe avere. Questo qui l'ho provato non tante volte perché appunto l'ho preso da neanche una settimana, però lo metto un bel po' perché ho notato che ne serve abbastanza, non è particolarmente grasso, è spray, quindi è molto liquido, e lo spruzzavo nei capelli prima di andare a pettinarli per poi andarli a asciugare, quindi quando erano ancora bagnati. Mi ha aiutato un po' a tenerli ammorbiditi quando andavo a pettinarli per evitare un po' che si riempissero di nodi, quindi insomma carino. Sempre per capelli, come avevo detto in uno dei scorsi video, ho comprato 8 Minute Wonder della L'Oreal Elviv. Questo è un nuovo concept di balsamo perché è un balsamo lamellare, trasformazione immediata. Quindi dovrebbe, della linea Dream Long, non l'ho trovato nei negozi, l'ho comprato su Amazon, se non sbaglio 5 euro, 6 euro, perché appunto nei negozi non l'ho mai visto, non so se è perché non è ancora qua in Italia, anche se la confezione è sita in italiano, però non saprei. E è un balsamo che funziona in 8 secondi, ovvio che dopo voi potete tenerlo su anche un minuto, però è fatto apposta per chi è super di fretta, non ha tempo di star lì a aspettare la maschera eccetera. E oltretutto è super strano, l'ho provato soltanto una volta ma mi è piaciuto da morire. Adesso non so se ero un effetto placebo, che non vedevo l'ora di provarlo e tutto, lo proverò altre volte. Ho dovuto usarne un po' di più rispetto a quello che loro consigliano volta per volta, ma perché ho tanti capelli e sono tanto lunghi, però insomma magari imparerò ad utilizzarlo, perché dietro vedete che vi danno 20 ml alla volta quanto dovreste usarne per utilizzo. È molto particolare, allora voi vi lavate i capelli normalmente, al posto di utilizzare il balsamo, anche se qua dicono che potete poi comunque utilizzare un balsamo se per caso questo qui non lo volete usare come balsamo ma come vero e proprio trattamento, se no lo utilizzate al posto del balsamo,
lo mettete appunto sui capelli bagnati, ad arrivare è acqua, però non è proprio acqua e basta, che non riuscite a spalmarla nei capelli. È un'acqua leggermente più viscosa e quindi riuscite tranquillamente a spalmarla nei capelli come se fosse un balsamo. La roba strana è che il secondo in cui l'andate ad applicare, poi toccate i capelli si scaldano tantissimo con questo prodotto. Per tipo 2-3 secondi avete proprio i capelli caldi e vi sentite le mani calde, il prodotto che si riscalda proprio a contatto col capello e a contatto con l'acqua, da quanto ho capito. E però appunto dovrebbe utilizzare, cioè dovrebbe servire per districare istantaneamente le lunghezze, capelli più lisci e morbidi in soli 8 secondi per capelli lunghi da sogno. Però questo qui aveva recensioni pazzesche su Amazon e quindi ho dovuto provarlo. E sinceramente la volta in cui l'ho provato mi ero trovata super bene, quindi proverò prossimamente a utilizzarlo anche altre volte, però per ora la volta che l'ho utilizzato mi era piaciuto un sacco. Tre prodotti invece, sempre per capelli che non ho avuto ancora occasione di provare perché mi sono arrivati ieri, sono questi prodotti della Moroccan Oil. Io anni fa avevo utilizzato questo olietto che l'avevo preso, perché fino a poco tempo fa non erano disponibili in Italia questi prodotti, l'avevo preso tipo in un aeroporto, aveva fatto tempo a scadere 60 volte perché come ogni volta io me l'ero dimenticato in una valigia o in una borsa, adesso non mi ricordo più. Non è il massimo di ingredienti, nel senso che è a base silicone, quindi questo qui in realtà era una bonus size che veniva insieme a questi due acquistati appunto su Amazon. Mi pare di aver pagato 40 euro per tutti e tre i prodotti, il che non è neanche tanto perché sono balsamo e shampoo semi professionali anche qui, quindi un po' più particolari come erano quelli della Shea Moisture, che anche quelli erano sui 20 euro a prodotto, e in realtà non mi dà problemi spendere tanto per i capelli perché è una cosa che mi interessa molto e di questo ho sentito parlare benissimo. Questi sono della linea idratante normale e li proverò prossimamente, ho sentito veramente dire miracoli su questi prodotti per capelli. In teoria per i capelli abbiamo finito, passiamo al viso, che ho giusto un paio di prodotti, 2-3 prodotti, eccoli qua. Primo prodotto, ho provato questo scrub della Organic Shop, io l'ho comprato da Alia Liper, non so se per caso ci siano anche da altre parti, non ho presente. Questo qui è uno scrub al caffè. Allora, scrub è più appunto un gommage, è super leggero e delicato, non è assolutamente forte. Non è come quello lì della Hello Body, sempre al caffè, che invece era molto granuloso e graffiava abbastanza la pelle. Questo qui è super delicato, super morbido. Anche utilizzarlo appunto leggermente bagnando il viso con un po' di acqua, questo qui veramente va a esfoliare, ma quasi non lo sentite, quindi è super super delicato. Però appunto mi piace un sacco fare queste cose col caffè, quindi senza, non ho voglia di farmelo da sola, quindi l'ho comprato. Altro prodotto che ho preso è questa crema solare del marchio Care, che non ho mai visto da nessuna parte. L'ho trovata da Tigotà, ma tipo a 3-4 euro, in che mi ha un po' insospettito. Gli ingredienti mi pareva di averli guardati, non c'era niente di particolarmente strano, non mi pare che non ci siano particolari oli essenziali forti. Ha l'estratto di calendula e vitamina E, però è protezione 50+, sia UVA che UVB, nickel tested e senza parabeni. Mi ero trovata bene perché non mi lascia la pelle grassa, ovviamente c'è pochissimo prodotto dentro perché mi pare che siano 40 ml, però per 3 euro, cioè chi me lo fa fare di non prenderla? Buona perché appunto molto delicata, leggera, lascia la pelle molto luminosa, quasi iridescente, non glitter, però quasi iridescente, molto luminosa, però non grassa. Quindi questa veramente mi era piaciuta tanto, la sto utilizzando quasi tutti i giorni da quando l'ho presa. Ultimo prodotto viso è sempre della Green Pharmacy ed è un balsamo labbra al miele e vaniglia. Molto buono, insomma, un balsamo labbra normale, niente di che. Profumo dolcino, buono, io faccio fuori i balsami labbra come se fosse acqua, quindi veramente non ne ho mai abbastanza. Ah sì, altro prodotto viso che mi ero dimenticata è questo olio detergente della Collister. Ero andata a Tigotà cercando il mio olio struccante della L'Oreal, quello di cui ve ne avevo già parlato, che era uno dei miei preferiti, della linea olio miracoloso, una cosa del genere, olio straordinario. Non esiste più, io, ovvio, è che era andato fuori commercio, appena mi innamoro di una roba fuori commercio, come sempre. Mi hanno consigliato questo olio detergente della Collister. Allora, l'ho provato solo una volta e non mi ha entusiasmata. Lo proverò ancora, perché andava a struccare da Dio, però quando era il momento di toglierlo, era un olio, cioè non era come quello di L'Oreal che appena aggiungevate un velo di acqua si emulsionava, si sciacquava e non vi lasciava residui. Questo io ho dovuto lavarmi il viso 3 volte dopo con un detergente schiumogeno perché sembrava di esservi messa olio d'oliva o qualsiasi altro tipo di olio in faccia e poi cercare di tirarlo via solo con l'acqua. Non si era assolutamente emulsionato. Lo riproverò ancora, vi farò sapere prossimamente, però per ora per 20 euro che costava sinceramente non... lo ridarei indietro, ecco, ovviamente qua in Italia non si possono fare queste cose, ovviamente,
all'estero si potrebbero, però qua siamo speciali e quindi dovrò cuccarmelo, però vabbè, pace. Passiamo ai prodotti corpo, due detergenti bagnoschiuma, il primo è una mega size della Dove bagno doccia al karité vaniglia, questo che mi piace tanto, lo utilizzo sempre, oltretutto a volte uso questa qua gigante perché appunto c'era la formato famiglia, se no a volte lo metto in una confezione più piccolina e lo tengo in doccia, ma di questi qui ne faccio fuori a quintalate. Altro che ho provato è questo marchio, sembra spagnolo perché è scritto in spagnolo ma non ho presente, e è questo marchio che in realtà non ho capito che marchio sia, però l'ho trovato appunto da lì a lì per bagnoschiuma, prodotti corpo, prodotti viso. Questo che è appunto un gel doccia nutriente per tutti i tipi di pelle alla pesca. Allora, estratti bio di pesca e vaniglia. Infatti a vederlo sembra proprio uno di quei classici marchi naturali, eccetera. A me piaceva tanto perché è l'erogatore, mi piacciono da morire i prodotti con l'erogatore. Il profumo è molto delicato, fresco da pesca, tipo da fiori di pesca, quindi un po' fiorito, fruttato. Lo proverò di sicuro quest'estate. Per adesso preferisco ancora cose più dolcine, più calde. Sempre da corpo ho due scrub. Il primo è questo qua di Lady Venezia, l'ho trovato in una specie di Tigotà a tipo un euro, infatti non ero assolutamente convinta. L'ho provato una mezza volta, non so perché ho preso profumo ananas, perché io detesto l'ananas, quindi di sicuro lo sbolognerò a qualche mia amica. Oltretutto ha un fortissimo odore da ananas, cioè il succo di ananas mi piace, ma le cose che odorano di ananas le odio. Come col cocco, mangiare il cocco e mangiare l'ananas mi piace da morire, le cose che profumano di cocco e ananas mi viene da vomitare, non le sopporto. Infatti questo qui è fortissimo da ananas e oltretutto mi pareva che non scrubbasse neanche niente, quindi lo regalerò in giro, però insomma vabbè, perso un euro, niente di che. Altro prodotto di Organic Shop, come era lo scrub viso, ho preso lo scrub corpo. Questo qua è appunto esfoliante corpo al caffè, questo pazzesco, mi è piaciuto da morire. Non costava tanto, mi pare che costasse sempre sui 5 euro. Buonissimo profumo di caffè dolce, quindi tipo crema caffè, una cosa del genere, e scrubba anche abbastanza bene. Non è fortissimo, però lo preferisco perché sinceramente non voglio distruggermi la pelle, però molto molto buono. Oltretutto sempre appunto biologico, dovrebbe anche essere certificato, o comunque ingredienti naturali a base di caffè biologico e zucchero. Questo qua è bellissimo, mi è veramente piaciuto un sacco. Non ho provato altri prodotti della linea Organic Shop, ma questi due che ho provato mi sono piaciuti. Poi per creme corpo, ovviamente lasciamo i profumi alla fine perché ovviamente ne ho comprate 16 miliardi. Creme corpo, ho preso questa della Lavera, lozione per il corpo rigenerante, cranberry e olio di argan. Mi piace tanto, ha un profumo molto nostalgico per me perché era una crema che mia mamma usava anni e anni fa, ancora quando ero piccola, perché è da una vita che esiste questa crema qui. E quindi per me è proprio un profumo nostalgico. È abbastanza idratante, non è grassa, non è unta, si assorbe bene. Lascia questo profumo dolcino di argan, di naturale, proprio sulla pelle, mi piace tanto. Ho acquistato anche questi due prodotti della linea Aromatic Oils della Chien. Mi sono piaciuti un sacco. È la prima volta che trovo, tra le prime volte che trovo prodotti della Chien, quindi del Lidl, che veramente costano 3 euro, che siano veramente buoni. Adesso anche qua gli ingredienti non mi ricordo neanche se li ho guardati perché ho buttato via le scatoline subito, ma questo qui è un premium body balm, quindi è proprio un balsamo corpo con oli essenziali. Profuma, dovrebbe avere lavanda, menta e rosmarino, cioè tre dei miei profumi preferiti della vita, infatti è buonissimo. Oltretutto è mega nutriente, mega idratante, perché dovrebbe essere a base di burro di karité e olio di cocco e aloe vera. Mi è piaciuto veramente una vita, e anche questo cavolo di olietto corpo da applicare, però mi raccomando, su pelle umida. Io ho provato ad applicarlo su pelle già tamponata e già asciutta dopo la doccia, dovevo veramente usarlo una vita perché è molto, cioè non sembra perché è molto liquido. In realtà dopo, quando lo andate ad applicare, è molto, fa fatica a stendersi, tende un po' ad essere un po' più cremoso piuttosto che oleoso. Quindi invece quando l'ho provato con la pelle bagnata, o comunque umida, non proprio con le gocce che scendono, umida, si stendeva da Dio, dovete usarne anche un po' meno, e veramente il profumo poi è pazzesco, quindi proprio da usare la sera per andare a letto con la lavanda, il rosmarino, buonissimi, cioè veramente mi sono piaciuti un sacco, li sto usando tutti i giorni. L'ultima cosa che ho preso sono quattro profumi, oltretutto non sono gli ultimi profumi che ho comprato, perché come vi ho detto ho fatto un acquisto di ordine online di 67 profumi da Victoria's Secret, però di cui non ne parleremo in un'altra cosa perché sono cose a parte. Questi sono gli ultimi quattro profumi che ho acquistato, normali più o meno. Allora, due li ho comprati online e due li ho comprati in negozio. Il primo che ho comprato in negozio è questo ultimo, dovrebbe essere l'ultima uscita, non so però quando sia uscito, della Abercrombie & Fitch, e si chiama Authentic Night.
Questo è molto buono, a parte la boccetta che è super carina. Mi è piaciuto un sacco perché secondo me non costava tanto, mi pare costasse sui 30 euro. E secondo me è molto simile a Carolina Herrera, Black Opium, Scandal, tutto quello stile lì. Quindi se vi piace quel tipo di profumi, questo qui è veramente buono. È molto femminile, caldo, al patchouli, alla vaniglia, dovrebbe avere anche il ribes se non sbaglio. Dovrebbe avere anche il caffè. Quindi rimane comunque molto femminile come quei profumi lì. Però almeno vi costa molto meno rispetto a Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, cose del genere. Altro che ho comprato in negozio è questo della Perlier, perché l'altro giorno una ragazza mi ha commentato sotto al video che voleva provare i profumi della Perlier e io non li avevo mai provati. Sono andata appunto in antichità e ho trovato questo qui, che è quello alla original vaniglia, che dovrebbe essere Caribbean Vanilla. Ve lo avvicino perché la confezione è qualcosa di spettacolare, è super bella l'immagine che andava avanti. La Perlier ha anche altri profumi, tipo quelli dei loro bagnoschiuma, quindi fresia, muschio bianco eccetera, però mi sa che sono acque profumate. Di profumi mi pareva di aver visto solo questo qui, non so se magari il mio tigotà non era fornito, però oltretutto questo qui è quello che preferisco, perché gli altri tipo fresia e muschio bianco e melograno sinceramente non li voglio come profumi. Questo qui è vaniglia, è molto simile al vaniglia cashmere di Elan, però senza quella punta di anice che infatti a me non ha mai convinto. Molto buono e sa proprio di vaniglia leggermente speziata, però comunque molto naturale, non è vaniglia particolarmente chimica, sembra proprio di annusare vaniglia, però non è quel tipo di vaniglia tipo biscottini alla vaniglia, è proprio vaniglia. Non so, mi piace veramente tanto, molto semplice comunque. Altri due prodotti che invece ho acquistato online, il primo è Hollywood Attraction, che è un profumo ai feromoni. Questo qui appunto è della marchio Wonder Company. L'ho comprato su Amazon, mi pare a 15 euro se non sbaglio, questo qui. È appunto un profumo a feromoni, quindi è una cosa molto particolare. Si dice proprio che ci sono alcune persone che non riescono neanche ad annusare che ci sia profumo qua dentro, tipo che quando lo spruzzano non sentono niente. Infatti secondo me è uno di quei profumi non da utilizzare da solo, ma da mettere sotto ad altri profumi, che però ha in più questa cosa del feromone che dovrebbe un po' attirare il sesso maschile. E io sento leggermente fiorito, quindi primaverile, però è molto molto delicato, perché secondo me appunto c'è questa cosa dei feromoni. Oltretutto ne aveva parlato Sinister, che è una ragazza che parla appunto di profumi qui su YouTube, che ve ne avevo già parlato in un altro video, andatela a seguire perché è fantastica. E lei appunto aveva parlato di questo profumo come uno di quei profumi molecolari, quindi tipo i profumi seconda pelle, cose del genere. Secondo me è buono, però appunto lo metterei per forza insieme ad altri profumi. Da solo è troppo delicato per i miei gusti, però mixato ad altri profumi non deve essere male. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è questo profumo di nicchia, che in realtà è la mega ultra mini size, perché dovrebbero essere ben 13 ml. Però è un profumo di nicchia del marchio Nobile 1942 e questa è La danza delle libellule. È uno dei loro profumi più famosi. Sempre Sinister, che è la ragazza appunto che vi ho detto prima, lei elogia questo profumo perché secondo lei è una delle vaniglie più buone. Allora, dal tipo di vaniglia che piace a me, questo non c'entra niente. Cioè, non che non c'entra niente, però non è quel tipo di vaniglia... non saprei neanche come spiegarlo, perché questo qui, sentite un profumo di nicchia, lo sentite proprio che è un profumo che non c'entra niente con tutti gli altri tipi di profumo. Io non ho tanti profumi di nicchia, anzi non penso di non averne quasi nessuno se non appunto questo, perché di solito tendono ad essere molto costosi. E questo qui è tutto appunto è made in Italy e tutto quanto. Però di questo profumo qua la cosa particolare è che dovrebbe essere vaniglia e mela. Io sento tantissimo la mela, quindi sa proprio da mela croccante. Lei lo diceva un po' da torta di mele, sì, sa da torta di mele, ma da tipo la torta di mele che mangiate col gelato alla vaniglia. Non è una di quelle torte di mele tipo strudel, passatemi il termine, quindi quella mela calda, speziata, caramellata. È più una mela croccante, fresca, però con questa punta di, più che vaniglia, secondo me è proprio gelato alla vaniglia, perché mi dà più questa idea di freschezza. Oltretutto dura tanto sulla pelle, veramente tanto, ne basta poco, è proprio di qualità questo profumo qui. Mi piace tanto, però secondo me è più da primavera-estate, non lo metterei d'inverno, per il tipo di profumo di vaniglia che amo io, che invece è molto più caldo, molto più speziato. Però secondo me è delizioso questo profumo, veramente veramente buono. Infatti questo qui è appunto una mini size, mi pareva la pagata 20 euro, e quello originale
la versione grande, che mi pare sia 50 ml, dovrebbe venire 120, una cosa del genere, perché appunto sono profumi di profumeria di nicchia, quindi sono parecchio costosi. Però io, insomma, tirerò avanti con questo qui facendo uno spruzzino all'anno e sperando che non scada nel frattempo. Bene, io vi ringrazio di aver guardato questo video di lungo miliardi e miliardi di anni luce. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, scrivetemi giù nei commenti qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi perplessità, quello che volete. Noi ci vediamo alla prossima, vi auguro una buona giornata e buona serata. Ciao ciao!